Buongiorno, bentornati, siamo in diretta a Postural Fitness e stiamo per cominciare la nostra bella lezione Postural Fitness numero 2. Attiviamo il nostro timer, quello che ci serve è il tappetino, togliete anche le scarpe e nient'altro, disponetevi nella vostra sala fitness. Buon allenamento. Andiamo sul tappetino, portiamo ho lasciato questo, adesso lo sposto così mi vedete meglio. Allora andiamo con le gambe divaricate, le punte leggermente all'esterno, curiamo molto la postura, quindi cerchiamo di allungare la schiena, di risucchiare la pancia e di rilassare le spalle. Da qui prendiamo aria dal naso e mandiamo l'aria fuori dalla bocca. Quando prendiamo aria cerchiamo di distendere ancora di più la nostra schiena. Quando mandiamo l'aria fuori, rilassiamo le braccia verso il basso, vai e giù, vai ancora 4, ancora 3, ancora 2 e l'ultima volta, rimani su con le braccia e solleva una spalla una volta verso l'orecchio, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui blocca il bacino contraendo i glutei e ruota a destra allontanando un braccio avanti e un braccio dietro. Lo sguardo ovviamente va indietro. Prendo aria, mando l'aria fuori e ruoto a sinistra. Vai, ancora su e ruota a destra, ancora su e ruota a sinistra, ritorna in alto, porta le mani sulle anche, vai, scivola mantenendo le spalle in apertura e poi arrotonda la schiena e guarda l'ombelico, ritorna su, prendi aria, quando scendi manda l'aria fuori quando sali. Apri bene le spalle, guarda avanti e poi arrotonda, guarda l'ombelico, vai giù, cerca di mobilizzare bene la colonna vertebrale, ancora 4, ancora 3, ancora 2 e l'ultima volta. Da qui andiamo con le mani sui fianchi, apriamo bene le spalle e il petto e andiamo in torsione destra. 1, 2, 3, 5 e cambia dall'altra parte. 1, 2, 3, 4 e 5. Porta le braccia lungo i fianchi, braccio destro su, allungo verso l'alto, quindi sollevo la spalla e poi fletto leggermente a sinistra il busto. 2. Allungo e fletto mantenendo le spalle in apertura. 3. Allungo e fletto. E l'ultima volta. 4. Allungo e fletto. E ritorno. Mani sui fianchi. Andiamo a fare delle circonduzioni con il bacino, disegnando dei cerchi a terra. 2. 3. 4 e 5, cambio dall'altra parte, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto, da qui distendo le braccia, vado giù a toccare a terra e rimango in questa postura qualche secondo.
lascio la mano sinistra giù a terra e sollevo il braccio destro, lo guardo, apro bene la spalla e ritorno giù. Prendo aria, mando l'aria fuori, allungo, prendo aria e cambio. L'ultima volta e cambio. Da qui vado a ruotare i piedi a destra, appoggio il ginocchio, appoggio il piede, controllo la linea anteriore, spingo l'anca verso il basso, posso rimanere tutto il tempo così allungando lo psoas dell'anca o posso provare a portare le mani sulla coscia. E se ce la faccio, porto le braccia in alto e allungo un po' di più la schiena. Ritorno giù con le mani, spingo il bacino indietro, distendo la gamba anteriore, faccio una bella gobbetta guardando il ginocchio. Ritorno avanti, punto il piede dietro sul tappetino e distendo tutte e due le gambe. Da qui ritorno al centro e poi ruoto a sinistra e faccio tutto dall'altra parte. Spingo con l'anca verso il basso. Se riesco, vado con le mani sulla coscia e rimango. Se riesco, porto le braccia su e allungo la schiena. Porto le mani a terra e vado con il bacino indietro, distendo bene la gamba anteriore e faccio gobbetta. Ritorno avanti, punto il piede sul tappetino e distendo tutte e due le gambe. Vado di nuovo al centro, chiudo i piedi alla larghezza del bacino, piego le ginocchia e ritorno su con calma. E adesso vado a fare degli esercizi, un esercizio per sicuramente il rinforzo delle gambe, oltre che della postura e dell'equilibrio. Da qui porto le mani al petto, incrocio la gamba destra dietro. Vado in un piccolo affondo laterale, indietro, e poi distendo le braccia e la gamba in abduzione, mantenendo per un secondo la posizione. Ve lo faccio vedere anche laterale, quindi incrocio, affondo e poi distendo e mantengo la posizione. Lo facciamo per 10 volte solo con la gamba destra. Via. Uno. E su, piano 2, controllo tutto il movimento, 3, 4, 5, 6. 7, 9 e l'ultima volta 10 e giù, sciolgo un pochino le gambe e vado a fare lo stesso esercizio con la gamba sinistra. Pronti, affondo, incrociato dietro e distendo, rimango in equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. E stop, sciolgo un po' le gambe, mi porto indietro sul tappetino e vado sul tappetino in posizione, vado a srotolare la schiena e porto le ginocchia piegate e le mani a terra, rilasso la cervicale e rimango, respiro in maniera profonda. E porto il carico sui talloni e poi verso le punte, ovviamente trasferendolo su tutta la pianta del piede. Dondolo dietro e avanti. E da qui mi porto in posizione quadrupedica. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, spalle rilassate. Inarco la schiena, guardo avanti, porto il sedere su, arrotondo la schiena, faccio una bella gobbetta, nascondo la testa. Le braccia rimangono ferme e distese, la schiena si mobilizza. Vai ancora. Prendi aria in arca, manda l'aria fuori, arrotonda. Da qui andiamo in posizione plank, possiamo come sempre scegliere la modalità, quindi possiamo lasciare le mani sotto le spalle, stringere i glutei e poggiare ovviamente le ginocchia, concentrandosi sull'attivazione dell'addome. Possiamo anche poggiare i gomiti a terra, sempre sotto la linea delle spalle e controllare l'addome. Oppure possiamo scegliere di fare la modalità un po' più difficile, quindi andiamo a sollevare le ginocchia. Da qui andiamo a toccare una gamba con la mano opposta, ritorniamo in plank e poi tocchiamo l'altra gamba con la mano opposta, quindi alterniamo via 1 e ritorno in plank. Quando ritorno in plank, stringo bene l'addome, i glutei, 2, 3, 4, respira, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù, recupero, sciolgo un po' i polsi se mi danno fastidio e poi vado a lavorare per i glutei e per la postura ovviamente. Sempre quattro zampe, andiamo con la gamba destra dietro, distesa, con il braccio sinistro avanti, disteso, da qui saliamo. Allunghiamo bene i due arti, cercando di risucchiare la pancia, di mantenere il bacino frontale e di rilassare le spalle e ovviamente di mantenere la testa in linea con la schiena. Sono sempre le stesse cose e ve le ripeto perché sono fondamentali. E
e da qui andiamo a chiudere il gomito ginocchio e poi ritorniamo su, ok? Senza mai scendere con il ginocchio a terra. Pronti? Via. 1, 2, controllo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10 e stop, recupera, sciogli un po' e adesso andiamo dall'altra parte, io mi giro, voi rimanete pure lì, andiamo di nuovo con il plank, quindi decidete voi la modalità. Per chi volesse fare quella più difficile sulle ginocchia e tocco gamba. 1, ritorno in plank, stringi l'addome e i glutei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e stop. Ritorno in posizione quadrupedica, vado dietro con la gamba sinistra, avanti con il braccio destro, salgo su e comincio, chiudo con il ginocchio e poi distendo di nuovo due arti. 2, respiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e stop. Adesso vado a chiudere i piedi, a divaricare le ginocchia e allungo le braccia, distendo le braccia avanti, aprendo bene il palmo della mano. Ok, perfetto. Adesso andiamo giù con la pancia, ci occupiamo della muscolatura paravertebrale, quindi andiamo giù. Ricordate sempre che in questi esercizi dobbiamo mantenere lo sguardo a terra e quindi allungare la cervicale. Da qui andiamo con le braccia indietro, poggiamo i palmi. Anzi, andiamo ad incrociare le mani indietro. Da qui salgo staccando la fronte da terra, salgo con le braccia e cerco di abbassare le spalle e ritorno. Dai, 2, sali, abbassa le spalle e ritorna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
ritorno. Da qui porto i gomiti vicini al busto, stacco la fronte da terra e mantengo la postura per 10 volte, piego e stendo le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10. E stop, recupera. Porta poi le mani sul tappetino e vai a distendere la schiena di nuovo. Ok, andiamo adesso in posizione laterale. Da qui ci portiamo con la gamba destra laterale, il bacino e le spalle rimangono sempre in posizione frontale. Andiamo a portare la mano sinistra dietro la nuca con il gomito in apertura, la mano destra qui sulla coscia. Andiamo giù, portiamo il gomito verso l'alto, aprendo bene il dorso. E poi ritorniamo, vai, 2 e ritorno, 3 e ritorno, 4, 5, 6, 7, 9 e rimango qui, distendo il braccio senza chiudermi in avanti con le spalle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui poggio la mano sotto la spalla con le dita rivolte all'esterno. Vado con l'altra mano dietro la nuca, salgo con la gamba e vado a toccare la coscia e ritorno. 2, 3, ovviamente in tutto questo movimento dobbiamo mantenere il controllo del bacino e delle spalle in posizione frontale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui vai verso sempre il fianco sinistro e portati in questa posizione, piedi sollevati da terra, punte unite. Da qui andiamo a chiudere e ad aprire il ginocchio indietro senza mai muovere il bacino. Quindi non devo dondolare, ma è solo l'anca che si muove, si mobilizza. Via, 1, porta il ginocchio in alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10. Da qui poggia la gamba che sta sotto
e vai ginocchio contro ginocchio, punta contro punta. 2, fai questo movimento che può sembrare semplice ma non lo è. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Da qui ginocchio contro ginocchio, però vedete che il piede rimane su, e distendo la gamba. Ginocchio contro ginocchio e distendo la gamba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Rimani qui e molleggia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e recupera. Dai qualche colpettino al gluteo, massaggia la muscolatura che ha lavorato e poi piano piano riportati in ginocchio. Distendi la gamba sinistra, porta la mano destra dietro la nuca e da qui scendi e ritorna su. 2, 3, 4, 5, 6, cerca di aprire bene il dorso, 7, rimango in posizione, in flessione, distendo il braccio in alto senza chiudere le spalle in avanti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui porto la mano a terra, porto l'altra mano dietro la nuca e salgo, tocco la coscia e ritorno. 1, 2, 3, controlla bene il bacino, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo, rimani su e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritorna sul fianco, questa volta il destro. Portati con i piedi in alto, poggia bene la mano a terra e chiudi e porta poi il ginocchio verso l'alto contraendo gli abduttori dell'anca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poggia la gamba che sta sotto a terra e continua ginocchio contro ginocchio, punta contro punta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui
Ginocchio contro ginocchio, la punta sempre in alto e poi distendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10, rimani su e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Recupero. E adesso vado in posizione seduta, porto le mani sulla tibia, distendo bene la schiena, le spalle rimangono basse, allungo il collo, prendo aria e poi arrotondo la schiena, guardo l'ombelico e distendo bene le braccia, mando l'aria fuori. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultima volta, 8. Da qui passo sui gomiti, i gomiti devono essere ben poggiati e le mani ben aperte a terra. La gamba sinistra è piegata, la gamba destra leggermente flessa, la punta del piede laterale, quindi a destra. Da qui andiamo ad attivare gli adduttori. Ovviamente cerchiamo di mantenere il petto in fuori e la testa dritta, non deve pesare, non deve essere un movimento che crea tensioni superiori, ok? Via! Salgo e scendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi fermo a metà strada, 10 molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio, vado con l'altra gamba, sempre adduttori, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi fermo a metà strada e molleggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui mi distendo, porto le gambe su o piegate o distese e vado ad aprire, divarico le gambe portando il piede in flex, quindi a martello, poi distendo le punte e ritorno in chiusura. Via. 1, 2, divarico il più possibile, le braccia sono rilassate a terra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e molleggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui incrocio e di nuovo divarico. 1, incrocio e divarico. 2, incrocio e divarico. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e da qui incrocio 10 volte veloci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorno con un piede alla volta giù. Rilasso le anche e mi concentro adesso sull'addome. Porto le mani dietro la nuca. Perfetto. Da qui salgo in crunch, primo tempo. Chiudo bene l'addome. Salgo con le braccia verso l'alto, non in avanti ma verso l'alto, guardando avanti, quindi quando non ho le mani dietro la nuca devo chiudere il mento, poi ritorno dietro con le mani e scendo con calma, via, uno, stendo in alto e ritorno, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ritorno giù, da qui porto le gambe a 90 e faccio la stessa cosa, quindi crunch sulle braccia e ritorno. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10, rimani su e da qui poggia un piede alla volta a terra, rimanendo in posizione con le spalle in alto. 2, 3, 4, se ti fa male il collo, porta una mano dietro la nuca. 6, 7, 8, 9 e 10 e recupero. Lo rifacciamo una seconda volta questo giro e abbiamo fatto. Quindi, piedi a terra, andiamo in crunch e sulle braccia. Uno, cerca di spingere un po' di più adesso. Due. Tre. Quattro. 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Da qui, gambe a 90 e crunch, via. 1, stendo e ritorno. Come prima. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Rimango qui e 10 volte tocco a terra con la punta. 2, alterno le gambe. 3, guarda sempre le cosce. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10. E stop, recupera, distendi tutte e due le gambe e le braccia, allunga, allunga l'addome, fatemi vedere, ok, respiro, mi lascio andare al relax. Da qui prendo la gamba destra, la tiro al petto e faccio delle circonduzioni con l'anca. Distendo la gamba e provo ad andare con le mani verso la caviglia e la fronte in direzione del ginocchio. Ritorno giù, riporto le gambe al petto e scambio. Da qui faccio delle circonduzioni dell'anca. Qui distendo la gamba e salgo. Ritorno giù, riporto le gambe al petto e da qui porto le braccia laterali. Le gambe vanno a destra, lo sguardo a sinistra e rimango. Dall'altra parte, da qui esco dalla posizione e mi porto in seduta con le gambe distese. Prendo aria, porto le braccia su e vado a rilassarmi avanti piano piano. Lascio la mano sinistra sul piede destro e vado indietro con il braccio. E cambio.
e cambio. E l'ultimo. E su. Divarico le gambe. Prendo aria. Ritorno su. E vado sul piede destro. E ritorno, prendo aria e vado a sinistra. Ritorno, da qui poggio le mani avanti. Cerco di mantenere la schiena dritta con il petto fuori e cammino, cammino, arrivo fino a dove riesco a mantenere la postura. Se ce la faccio, sollevo un braccio, devo rimanere così, in flessione, sollevo l'altro e rimango con la schiena distesa. Ritorno, mano, mano. E vado indietro, lo rifacciamo l'ultima volta, avanti, sempre schiena distesa, su, su, scendo, scendo e ritorno, l'ultima volta, su, su, scendo, scendo. E ritorno e vado sulle ginocchia, vado sui piedi e piano piano srotolo la schiena e ritorno su, prendo un bel respiro e scendo e stop. Abbiamo finito anche questa settimana con il nostro postural fitness, noi ci vediamo domani con doppio appuntamento. Ore 8 stretching and mobility e ore 9, anzi no, ore 12:30 come oggi, gag. Ok, grazie mille, buona serata e a domani. Buona giornata e a domani. Ciao.